grande esempio di passare tra l'ora, l'allora e l'oggi. Bene. Grazie per l'invito. Nel poco tempo che ho a disposizione, una mia mossa, cercherò di affrontare alcune cose che traggono soprattutto dalla riflessione e dall'esperienza personale di questi anni. Innanzitutto, mentre sentivo la vostra questa ricerca, la presentazione della vostra ricerca, sono rimasto molto impressionato dal lavoro fatto e faccio i complimenti alla qualità del lavoro che ci avete presentato. La domanda che mi veniva era come vivevate voi, come avete vissuto voi questa ricerca, perché mentre voi raccontavate io sapevo i luoghi nei quali si svolgevano, si sono svolte alcune cose. Voi non c'eravate, l'avete letto e studiato, mi piacerebbe sapere da voi in un altro momento che cosa questo ha portato, generato dentro di voi, non solo dal punto di vista dell'esperienza professionale, formativa, ma proprio dal punto di vista delle emozioni e della vostra prospettiva di vita. E per quanto riguarda il tema di questo incontro, cercavamo la pace, io direi che cerchiamo la pace, nel senso che l'impegno che svolgiamo molti di quelli che sono qui oggi, tanti altri che si trovano in giro per il mondo, cercano la pace e la cercano in tanti modi diversi e quant'altro. Parafrasando il famoso libro di Iman, che dice 100 anni di psicanalisi non ha cambiato e il mondo va sempre peggio, direi tanti anni di pacifismo, il mondo va sempre peggio. Questo è un interrogativo forte che noi dobbiamo, sul quale dobbiamo interrogarci, perché per fare questo interrogativo io vorrei semplificare due o tre cose, se riesco. La prima, pace. Questa parola secondo me viene svuotata continuamente, quotidianamente, di contenuto e di valore. E quindi ne farei alcuni passaggi. Il primo, pace, non uccidere, non chiedere. E questo non uccidere vuol dire semplicemente prendere un'arma, sparare contro una persona, oppure torturarla fino alla morte e quant'altro. Ma vuol dire trasformare la società nella quale viviamo, perché giustamente Foucault ci richiama ad alcune idee che sono quelle che questa società fa vivere, facendoci morire. Ecco, questo non uccidere vuol dire capire nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, nei luoghi di quotidianità, nella nostra quotidianità e nel nostro abitare, cosa vuol dire uccidere continuamente le persone, togliendogli una prospettiva, un futuro. E questa nostra contemporaneità sta andando proprio in questa direzione. La crisi economica, la riduzione di investimenti, una politica assente da questa attenzione. Quindi, pace non uccidere, ma pace anche come prospettiva nel fare umanità. E fare umanità vuol dire, a mio avviso, prendersi cura, vuol dire parlare di corpi, di anime, di sentimenti, di persone, di relazioni, di uomini che si incontrano e costruire insieme una umanità. E questo costruire insieme un'umanità vuol dire sicuramente pensare all'aspetto culturale, perché l'uomo non è produttore di cultura, ma è la cultura che produce l'uomo, quindi se questa cultura nella quale noi abitiamo, una cultura centrata sulla guerra, sulla distruzione, sul consumo, sul profitto e quant'altro, questa cultura non può essere una cultura di pace. E questo è anche questo fare umanità vuol dire prendersi in qualche modo in mano alcune parole forti come libertà, uguaglianza e giustizia, parole che sempre più vengono perse in un'azione che non è sicuramente quella che oggi alla quale assistiamo. La cultura che
che ci forma una cultura che va su due polarizzazioni che possono essere riassunte molto bene. Io sono un po' affezionato a queste due immagini che Sofocle ci ricorda. La prima, che dice conosciuta, raccontata anche da Roberta Biaggiarelli nel suo spettacolo su Srebrenica, molte sono le cose terribili, ma la più terribile è l'uomo. Ecco, di questo dobbiamo avere la consapevolezza, perché in questo globo, in questo universo, in questo mondo, la questione, la persona più problematica è l'uomo. E anche qui, vabbè, si è coniato il termine antropocene di questa epoca in quale l'uomo ha veramente uno spazio eccessivo e distruttivo. Ma l'altra polarizzazione, sempre da Sofocle, è che la città che sia di un uomo solo non è una città, per cui noi siamo costretti a vivere insieme, siamo costretti ad agire nel conflitto e a lavorare nel conflitto e soprattutto a lavorare in questo conflitto, cioè nel conflitto micro, nel conflitto delle nostre città, che poi probabilmente si trasforma in politica internazionale, ma se non lo agiamo qui nel nostro spazio. E questo conflitto lascia anche un desiderio forte, che è quello di stare nelle nostre città, ma contemporaneamente di muoversi dalle nostre città. Voglio concludere questa breve riflessione dicendo che abbiamo parlato di come gli anni 90 sono diversi dal nostro tempo. È vero, perché negli anni 90 l'accoglienza dei profughi nelle nostre case è stato un fattore normale. Lo Stato non ci dà i finanziamenti per accogliere i profughi dall'ex Jugoslavia. Abbiamo aperto le porte, ci siamo interessati a questo, abbiamo portato aiuti umanitari, abbiamo capito che l'emergenza era lavoro, la guerra era lavoro, era a loro che noi dovevamo dare il nostro tempo e le nostre risorse. Ancora prima che lo Stato ci desse queste risorse. La grande differenza invece attuale di questo tempo è che quando arrivano gli immigrati con grandi problematiche, con grandi danni alle proprie spalle, l'emergenza diventa dello Stato. Non sono più queste persone in emergenza, in difficoltà, ma è lo Stato, aiuto, non sappiamo più come fare per accoglierli. Arrivano i flussi, le ondate, le maree di profughi, di rifugiati, e noi ci troviamo nelle nostre case per questa paura. Anzi, più li vediamo lontani e più siamo disposti a piangere perché muoiono Lampedusa, muoiono in mare quant'altro, ma più si avvicinano e più facciamo le azioni che succedono a Torsicenza, a Roma l'altro giorno. Quindi cercare la pace vuol dire essere in continuo movimento, e che è un movimento di azione, ma soprattutto un movimento di pensiero. Ed è questa la caratteristica fondamentale. Ci siamo messi in movimento con le mani, con i piedi, ma ci siamo messi in movimento anche con la testa. E ad aggiungere più l'altro è stato sicuramente il grande livello di emozioni, di cuore, di pulsioni che ci hanno accompagnato in questi anni. Ed è anche grande sofferenza di lavoro ad incontrare queste tragedie che ci accompagna oggi nell'incontrare le tragedie di queste persone che muoiono in mare o che arrivano nelle nostre terre e trovano la Lega o altri gruppi fascisti che si oppongono a un'accoglienza dignitosa e minima.